Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciante è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reciclazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Buonasera a tutti, bentrovati. Questa sera affronteremo un incontro dal titolo Cos'è la destra, cos'è la sinistra, organizzato dall'Associazione Giovanile Filo Rosso. Rubo due minuti velocemente prima di presentare il nostro ospite. Filo Rosso è appunto, come dicevo, un'associazione, un gruppo di ragazzi che chiedono l'aiuto di alcuni adulti per entrare sempre di più all'interno del dialogo politico. In particolare è nato da una provocazione, per così dire, che ci è stata sottoposta, ovvero le elezioni amministrative. Per cui questa sera appunto vorremmo affrontare questo incontro e per farlo abbiamo deciso di invitare un ospite che è appunto Mario Mauro, che adesso presenterò brevemente e poi lascerò la parola appunto all'onorevole Mauro. Allora, appunto, Mario Mauro, come tutti sapete, vicepresidente vicario del Parlamento europeo, senatore della Repubblica italiana e oltretutto anche ministro della difesa. Attualmente, appunto, lavora a Bruxelles. L'incontro di stasera è il secondo del ciclo che abbiamo iniziato. E il precedente che abbiamo fatto lo potete trovare su YouTube, è stato con Rocco Buttiglione, appunto, in cui lo provocavamo sul fatto se la Chiesa dovesse essere o meno partito, per così dire. Il dialogo, di fatto, grazie a Rocco, si è concentrato su tre aspetti fondamentali. Il primo, quello del popolo, quindi come tensione alla totalità della realtà, e il popolo come luogo del metodo per giudicare tutti gli aspetti e di come questo popolo, questo modo di stare di fronte al tutto, generi cultura, non come insieme di nozioni, ma come slancio dell'uomo a possedere il nesso che lega tutte le cose della realtà. Per cui, dopo questo dialogo con Buttiglione, ci sorgeva la domanda di appunto come questa cultura, che è anche frutto della nostra storia, cioè che cosa voglia dire in concreto, alla luce di tutto questo, prendere posizione rispetto a visioni politiche che spesso e volentieri non sembrano andare di pari passo con l'idea nostra di cultura. Per cui adesso lascio subito la parola al nostro ospite chiedendogli di presentarci la sua storia. Grazie. Grazie intanto per l'invito,
mi fa veramente molto piacere poter avere uno scambio di vedute, ovviamente come tutti quelli che hanno fatto politica, la tendenza a debordare è piuttosto rilevante, quindi alla peggio farai dei cenni per interrompermi. Lo dico anche per una particolarità, io ho passato nei parlamenti 20 anni, ma la grande vera differenza tra il Parlamento europeo e il Parlamento italiano è che in Parlamento europeo puoi tenere la parola per un intervento al massimo per 3 minuti. Quindi in realtà il parlamentare europeo nel corso degli anni sviluppa un'enorme frustrazione che poi tende a risolvere appena alla sua mercé qualcuno che non può dirgli di no, insomma. Ma venendo al merito della questione, io credo che forse valga la pena provare ad approfondire da subito in cosa oggi la politica consiste e quali sono gli strumenti reali che si hanno a disposizione per fare politica. Lo dico perché la mia storia personale è stata segnata da questa vicenda. Io sono nato in un contesto politicamente bloccato. La cosiddetta Prima Repubblica era definita da un rapporto di forze che era deciso non a Roma, bensì sul piano del confronto internazionale, ed era il confronto tra il cosiddetto mondo libero, e quindi il mondo dell'Occidente, il mondo occidentale orientato alle democrazie liberali, sotto il grande ombrello statunitense, e dall'altra parte il mondo che per gli occidentali era il mondo della dittatura comunista, e che invece per i partigiani di quell'opzione era il sole dell'avvenire, vale a dire l'affermarsi di orizzonti di progresso dovuti all'affermazione, peraltro indubitabile nelle valutazioni generazionali di quel tempo, dell'ideologia comunista, per l'appunto. Questo mondo è imploso, questo sistema si è disintegrato, non per la forza e la violenza della potenza militare americana, non per lo slancio ideale degli impianti politico-partitici di matrice cristiano-liberale o cristiano-democratica, o anche in formula alternativa per l'elaborazione concettuale delle socialdemocrazie come quella tedesca o come il laburismo inglese. Tutto questo mondo è andato in frantumi perché è imploso, si è ripiegato su se stesso, e un bel giorno tutto quello che viveva per un'ideologia non ha trovato più riscontro nella realtà. Da questo l'avvento di una stagione della politica, non solo sullo scenario italiano, sul piano italiano, nella quale peraltro ancora ci dibattiamo, dove per l'appunto i confini che erano stati presagiti da Gaber nella sua canzone di questa crisi di identità si sono oltremodo approfonditi fino a determinare una sorta di cortocircuito generazionale con conseguente distacco dalla politica in quanto tale. Vorrei documentare questi passaggi attraverso degli elementi di vissuto, perché io non dimentico mai che una mia compagna di scuola è stata, il momento più tardivo della furia ideologica, perché l'omicidio di Marco Biagi, cioè l'ultima delle vittime delle Brigate Rosse, è ad opera, tra gli altri, tra i terroristi, di una ex studentessa di Foggia,
Nadia Desdemona Lioce, arrestata in quella circostanza all'inizio degli anni 2000, quindi a molti anni di distanza, a 11 anni di distanza, 15 anni di distanza dall'implosione del sistema comunista sovietico e dalla caduta del muro di Berlino. È come se l'Italia avesse avuto, diciamo, avesse vissuto la coda del fenomeno ideologico, non c'è stato passaggio dall'ideologia a una consapevolezza di tipo realistico, ma si è direttamente, diciamo, approdati a una dimensione di cinismo che ha degli aspetti tanto paradossali quanto in cui l'Italia è stata capace di fare scuola. Anche qui mi spiego attraverso degli esempi. Noi abbiamo esordito nel 1993-94 con una nuova formula politica che è il partito carismatico, il partito del capo, il partito del leader, che peraltro mutuava grandi interessi economico-sociali sulla scorta dell'avvento in politica di un tycoon, Silvio Berlusconi, che diciamo rivoluzionava le forme della politica e concepiva il partito come azienda. E siamo oggi nel bel mezzo del marasma e delle contraddizioni della politica con un partito che è stato addirittura gestito da un SRL nella Casaleggio Associati e che è arrivato a non solo conquistare il 32% dei consensi, ma è stato l'unico strumento da noi conosciuto capace di scardinare il bipolarismo, cioè la contrapposizione frontale tra destra e sinistra che aveva caratterizzato il tempo della Seconda Repubblica. Peraltro anche quest'ultima trovata è destinata, come sapete dalla cronaca di questi giorni, a finire in tribunale, vale a dire il nuovo leader del Movimento 5 Stelle, l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato per l'appunto incaricato dal fondatore dei 5 Stelle, Grillo, di trascinare in tribunale la Casaleggio Associati per affrancare da quella dimensione societaria la nuova prospettiva di partito, di movimento partito che i 5 Stelle intendono generare. Perché faccio questo racconto? Perché se noi stiamo, diciamo, alle movenze originarie del dialogo destra-sinistra e quindi di questo confronto che abbiamo mutuato come motivazioni ideologiche, in realtà le cose stanno molto più semplicemente. Durante la Rivoluzione francese, nelle prime riunioni e convocazioni di quelli che erano i tre stati, quindi clero, nobiltà e borghesia, che si affacciavano al confronto politico per la prima volta, avrebbero innescato poi la dinamica della Rivoluzione francese, la parte più radicale e quindi nell'assemblea, quella che poi diventerà dopo la Rivoluzione francese l'Assemblea nazionale, tra e quindi i Montagnard e i Giacobini, si stabilisce alla sinistra di chi presiede l'assemblea, e invece la parte che poi diventerà una forma di conservatorismo politico, i cosiddetti girondini, finiscono col sedersi alla destra di chi l'assemblea la presiedeva. In epoca risorgimentale tutto ciò diventa nel neonato Stato italiano la forma di partecipazione della cosiddetta sinistra storica, a cui che comprendeva i mazziniani, i garibaldini, e quindi diciamo le forme di più spiccato sentore democratico repubblicano, e dall'altra parte invece chi comunque sentiva nel legame con la monarchia e nella possibilità di una forma di conservatorismo politico la propria radice di appartenenza. Tutto questo cambia radicalmente e diventa l'immagine di destra e sinistra che è più affine a quelli che sono i nostri ricordi e magari ai vostri studi recenti, quando fanno irruzione nella storia i grandi partiti di matrice popolare. Quindi il Partito Socialista, il Partito Comunista,
il Partito Popolare di ispirazione cristiano-liberale, come formulato da De Sturzo in Italia, o le democrazie cristiane, soprattutto le democrazie cristiane dei paesi scandinavi o dei Paesi Bassi, il Zentrum di matrice germanica, che verrà poi ripreso da Konrad Adenauer dopo la violenta espansione del movimento nazista, tutto questo si traduce in quella collocazione politica che è stata rappresentata poi in modo formidabile durante la stagione del terrorismo. Quindi la sinistra come soprattutto l'ideologia comunista, la destra come la rivisitazione in chiave parlamentare o extraparlamentare, a seconda dei punti di vista, dopo il tempo del fascismo e del nazismo. Che cosa sono fascismi, nazismi, comunismi? Sono quel vento impetuoso che hanno caratterizzato il Novecento, con una concezione dello Stato e del potere per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. La grande caratteristica, ciò che ha messo in comune e ciò che ha creato questa sorta di circolo vizioso tra destra e sinistra, per cui si è reso possibile che il direttore dell'Avanti, cioè il più importante quotidiano della sinistra, fosse anche il fondatore del fascismo, vale a dire Benito Mussolini, è il diciamo motivatore dell'ispirazione nazionalsocialista, fosse questo spiantato artista fallito, pittore di bozzetti a Côté dei ponti della Salisburgo dei primi anni del Novecento, poi diventato un caporale ferito e costretto al ricovero in un sordido ospedale per fantaccini alla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi da sempre più legato a gruppi che coltivavano i circoli di sinistra e che poi si è ritrovato il mantenente leader della formazione ancora oggi ritenuta a ragione la più pericolosa formazione di estrema destra della storia dell'umanità. Quindi, come vedete, se oggi siamo disposti a dire che c'è grande confusione tra destra e sinistra, non è che quando queste terminologie o i contenuti di carattere politico-ideologico che le hanno definite si sono affermate sul palcoscenico della storia, la confusione fosse minore, o diciamo la possibilità di spostarsi in modo repentino dall'una e dall'altra parte del palcoscenico politico fosse meno rocambolesca di quella di oggi. Voi oggi sentite parlare dei Volta Gabbana, di quelli che cambiano la bandiera parlamentare, ma questi cambi sono stati ancora più radicali e formidabili agli inizi del secolo breve, del secolo che ha visto le ideologie scatenare insieme agli interessi nazionalistici i conflitti più violenti che l'umanità ricordi. Quindi attenzione, la contrapposizione politica nasce su base strumentale, perché invece sul piano geopolitico gli interessi rimangono stabili. Gli interessi della Russia non sono cambiati dalla Russia degli zar a quella di Stalin, a quella di Brezhnev, a quella di Putin. Sempre la Russia ha avuto il problema dello sbocco al Mediterraneo e quindi di poter manifestare in forma egemonica il proprio rapporto con le potenze europee. Sempre la Russia ha avuto il problema di un confronto duro con il mondo islamico e ha pensato di poter risolvere questo nel tempo del cosiddetto nasserismo, perché i partiti del Baath, per l'appunto quelli che hanno poi dato vita ai domini degli Assad in Siria, di Saddam Hussein in Iraq e
di Enver Sadat prima e di Mubarak poi in Egitto, erano partiti di ispirazione social-nazionalista, vale a dire con un chiaro riferimento anche attraverso il parabismo a quella che era l'Internazionale Socialista, tant'è che nella storia recente della fine del Novecento il più grande sostenitore di Arafat era per esempio il nostro Bettino Craxi. Quindi tendenzialmente il posizionamento politico ha sì grande alimento dall'ideologia, ma poi si esprime in ragioni di questioni che, travasandole sul piano della democrazia parlamentare, possiamo rappresentare così. La politica alla fine è come un cuoco che deve fare il minestrone, e il minestrone lo fai con la verdura che trovi. Questa stagione parlamentare ultima, recentissima, ci ha dato la prova di questo. Tanto è vero che il Movimento 5 Stelle, che aveva scardinato finalmente il bipolarismo muscolare italiano, si è trovato però, non avendo preso il 51%, costretto a chiedere in Parlamento i voti, e l'ha fatto generando prima un governo con la parte più di destra della destra italiana, e la Lega cioè di Matteo Salvini, e poi con la sinistra classica tradizionale, per quanto un po' spiadita, diciamo di color rosa pallido, del Partito Democratico. Quindi, come vedete, se più ancora considerate la vicenda del governo di unità nazionale oggi, vi rendete conto come i temi classici, quelli rinascimentali del machiavellismo, tornano di attualità, perché ci fanno capire che la copertura ideologica solo in parte definisce l'identità di un partito. Molto più, per riconsegnare il tema a quanto introdotto prima da chi mi ha preceduto, bisogna comprendere l'aspetto dell'identità partendo dall'elemento del popolo. Potrei, come Buttiglione, fare un'approfondita disamina di carattere filosofico e istituzionale, ma preferisco affidarmi all'arte dei poveri più contemporanea del sondaggio. Il sondaggio più recente sul Partito Democratico dice che il 34% degli elettori del Partito Democratico è pensionato, e aggiunge che un altro 28% è fatto di insegnanti o comunque lavoratori della scuola. Quindi Mario, scusami se ti interrompo, però ci stai rompendo man mano tutte le domande, stai rispondendo tutte quante, per quanto sia molto appassionante seguirti. Volevo chiedere se potevamo farti qualche domanda, perché... Certo, come volevi, io appunto, fermami tu quando vuoi dire appunto. No, anzi... Completo solo per comodità questo concetto. Certo, scusami. L'identità, quindi, è certo in parte definito dall'ideologia. Però attenzione, se per esempio la sinistra ha perso l'oggetto del contendere della propria ideologia, non c'ha più gli operai, perché non esiste, diciamo, il fenomeno del lavoro organizzato di massa secondo i dettami che noi abbiamo mutuato dal marxismo, è ovvio che l'elemento della sua constituency, cioè di quelli che la votano, si è radicalmente mutato. E oggi, per l'appunto, nel caso italiano, è definito dal fatto di essere principalmente pensionati e in aggiunta componente del pubblico impiego. Quelli che hanno una partita IVA che votano il PD sono il 6%, da quello che dice SVG, peraltro casa di sondaggio molto vicino al Partito Democratico. Quindi attenzione, nel momento in cui vogliamo capire cos'è destra e cos'è sinistra oggi, e come leggere lo scenario politico e quali risposte questo scenario politico è in grado di dare alla società italiana ed europea e su scala globale, noi dobbiamo fare i conti con delle dosi di realismo enorme per poter smascherare quello che altrimenti sarebbe solo il trascinamento della storia di ipotesi che sono ormai superate.
Grazie. Cedo subito la parola per una domanda a Giorgio. Buonasera. No, due domande abbastanza secche. La prima è: quale visione dell'uomo, del bene comune e sì, della libertà esprimono più o meno gli schieramenti attuali? E la seconda è quanto se l'esperienza è un valido motivo, un valido criterio con cui giudicare questi schieramenti. Senz'altro, sul piano valoriale diciamo pure che sicuramente i partiti progressisti italiani, ma più in generale sullo scenario globale, quindi mettendo in campo anche grandi soggetti come per esempio il Partito Democratico, quello degli Stati Uniti d'America, diciamo, quello che è arrivato a eleggere Joe Biden e Kamala Harris, all'interno di queste formazioni, soprattutto negli anni in cui negli Stati Uniti governava Bill Clinton e nel passaggio del testimone con l'inglese Tony Blair, il rovesciamento di fronte è avvenuto su una materia molto precisa. Tolto l'impianto di lotta di classe caratteristico della costruzione di pensiero marxista, che quindi poneva due punti di riferimento certi, la dinamica dello scontro come strumento per implementare la libertà e quindi attraverso la dialettica sul mondo del lavoro, attraverso la dialettica antiimperialista e attraverso la dialettica antiteocratica, quindi la libertà massima dell'uomo che capisce di non dipendere da nessuno e per questo è artefice del suo destino e quindi può essere anche alternativo a Dio. Questo era il modello che dall'anarcosindacalismo fino al comunismo caratterizzava il mondo della sinistra su scala globale. Quando le cose si sono sfumate nell'evoluzione capitalista e si è cominciato soprattutto nel mondo europeo a considerare di sinistra anche il Partito Democratico americano, era in realtà già nel tempo avvenuta una mutazione genetica. E questo modello ideologico che è finito con gli anni Ottanta si è man mano trasferito su un'altra piattaforma. La piattaforma che oggi è piattaforma di riferimento valoriale per la sinistra su scala globale è la cosiddetta dottrina dei diritti. Vale a dire, non più l'idea che la vicenda umana è frutto di conflitti, che bisogna superare affermando il diritto dei più deboli contro i più forti, bensì un riconoscimento pervasivo ed esaustivo a qualunque livello di tutti quelli che una volta, di tutto ciò che una volta era ipotizzato come una patologia e che oggi viene considerato un diritto. Quindi il tema delle minoranze sul piano dell'identità sessuale, il tema della rivendicazione dell'eguaglianza della donna o comunque della parità di genere o delle opportunità collegate alle strategie di genere, ma in modo molto più raffinato e articolato la dottrina sul fine vita, la dottrina sull'eutanasia. Questo è, diciamo, il pacchetto di riferimento valoriale che, per esempio, con evidenza su scala europea, porta sia in quella parte della sinistra che è la sinistra socialdemocratica, sia in quella parte della sinistra che è il cosiddetto mondo liberal democratico del contesto europeo, ha i suoi tratti distintivi e che, tradotto in Italia, potremmo tradurre come l'impronta del Partito Radicale una volta di Marco Pannella. Il sistema valoriale della destra, che una volta, lo ricordo per brevità, insomma, per poter procedere quasi con slogan, era il pacchetto Dio, Patria e Famiglia, ha subito non pochi cortocircuiti. E per addentrarci all'interno di questi cortocircuiti, vale la pena forse riepilogare con poche parole la vicenda italiana. Il centrodestra italiano non esisteva. In Italia la parola destra era proibita dopo la guerra
E quindi fino al 1993 in Italia c'era la sinistra e alla sinistra si contrapponeva il centro. E lo scontro era furibondo. Lo scontro è costato dei morti. Aldo Moro, presidente e capo, leader indiscusso della Democrazia Cristiana, è stato trucidato da un'organizzazione terroristica sicuramente di matrice comunista, le Brigate Rosse. E quindi era una lotta senza esclusione di corpi. Che cos'è il centrodestra? Il centrodestra è in Italia un'invenzione di uno stratega della comunicazione che si chiama Silvio Berlusconi. Attenzione, questa è una parte della storia che voi conoscete o che perlomeno presumete di conoscere. Che cosa ha fatto Berlusconi per vincere la partita in un gioco che era stato rinnovato dalle circostanze? Perché spariti i comunisti, non si potevano fare i comizi gridando a qualcuno comunista come se gli gridassi assassino. Quindi cosa inventa Berlusconi? Inventa un'alleanza a geometria variabile, il centrodestra, in cui sostanzialmente sdogana la destra storica italiana, quella di matrice neofascista, aggiunge a un partito nazionalista l'alleanza nazionale di Fini, per paradosso un partito contro la nazione, la Lega Nord di Bossi, un partito cioè che sognava di poter annullare lo Stato-Nazione e che sognava l'Europa dei popoli e delle regioni. E ci aggiunge il partito liberale di massa, una contraddizione in termini, perché il pensiero liberale per tutto l'arco del Novecento era stato un pensiero elitario. Il partito liberale in Italia valeva il 2% prima di Berlusconi. Mescola il tutto come se fosse un cocktail e lo propone al pubblico italiano. L'ha shakerato talmente bene, ragazzi, che oggi il capo del nazionalismo italiano è il leader del partito che era nato contro la nazione, e cioè Matteo Salvini, capo della Lega Nord. E le posizioni della destra protofascista, oggi riassunta nell'icona di Giorgia Meloni, sono posizioni quasi, diciamo, che riecheggiano i toni della destra storica, cioè di una forza politica particolarmente vicina ai ceti, ancora una volta, della pubblica amministrazione e del sottoproletariato urbano delle grandi città. Per paradosso estremo, dall'altra parte, quell'organicità che si spende in favore dei diritti è diventato il partito delle ZTL, cioè è diventato il partito piuttosto consono alle elite di carattere finanziario e alle elite di carattere intellettuale, diciamo rimodulando profondamente la base della propria costituzione. Allora, attenzione, perché questo ci fa capire due cose molto importanti. Che oggi il tema dell'identità è il tema del futuro dei partiti, perché di fatto se la fragilità valoriale che oggi possono mettere in campo dall'una e dall'altra parte ci fa capire che nel momento in cui qualcuno metterà meglio a fuoco il tema del bene comune sarà vincente opzione politica che può attirare una generazione nuova. E lo dico in modo molto concreto, il bene comune non è la media degli interessi in gioco, perché altrimenti da un lato alla sinistra, dall'altro alla destra, o comunque le opzioni politiche che in qualsiasi modo possono immaginare la propria collocazione, sarebbero riusciti in quest'arte di mediazione. Ma il bene comune è l'affermazione di un ideale talmente grande che tiene conto del bisogno di tutti. Perché la pace tutti la sentiamo come bene comune? Perché se viene meno anche per uno solo, non c'è più la pace. Non è che se siamo d'accordo in nove, ma il decimo continuiamo a bastonarlo, c'è la pace. No, è una condizione di guerra. E guerra per lui a discapito della nostra protervia e della nostra prepotenza. Ma il bene comune non è inscatolabile dentro una visione ideologica, perché ti costringe a fare i conti con la realtà. E quindi anche se tu sei partito dal presupposto che vuoi fare una grande opera di giustizia sociale, allora sei paradigma dei bisogni dei ricchi,
dei poveri contro la prepotenza dei ricchi, nel momento in cui realizzi questo progetto, perché non diventi dittatura del proletariato? Cioè, perché non diventi una mistificazione della realtà? Sei costretto con la realtà a fare i conti e a prendere la tua distanza, paradossalmente, dalla tua stessa ideologia. Oggi, quindi, con cosa ci misuriamo? Col fatto che il pacchetto valoriale degli uni e degli altri appare poca cosa. E questo evidentemente non suscita gli entusiasmi rispetto alla politica che la politica era capace di generare 40, 50, 60 anni fa. Per paradosso la distanza avviene per una ragione semplicissima. Noi viviamo per ciò in cui crediamo. Io posso dire a mia moglie tutto il giorno ti voglio bene, se poi ci tengo di più ai soldi, al lavoro, alla politica, questo inevitabilmente si vede e incide nel rapporto fino a definirne i contorni. Allora, se il tutto per cui impegnarsi in politica sono le quisquiglie della teoretica dei diritti o piuttosto un riecheggiare il Dio padre e famiglia ma in un modo talmente consunto e sterile da apparire pura propaganda, inevitabilmente è difficile che una generazione si impegni con la politica. E quindi la consistenza vera è proprio lo strumento dell'esperienza, perché l'esperienza ti consente di mettere a fuoco e di capire la solidità delle ragioni che ti vengono offerte, ma soprattutto la prospettiva che ti attende. Quindi, in concreto, se penso a un metodo, per esempio, dell'esperienza, quando Sturzo, che faceva il prete, si trova a fare i conti con la povertà degli zolfatari del suo comune della Sicilia. Gli zolfatari erano quelli che andavano a lavorare nelle miniere di zolfo, che non avevano anche i vestiti per non dico per andare a messa la domenica, ma neanche per vestirsi tutti i giorni. Vestivano di stracci. Sulla base dell'esperienza, lui ha elaborato una presenza in politica in contraddizione con tutti gli schemi, anche quello giustissimo del fatto che un prete non può fare politica perché il prete... Ma lui era determinato dalle condizioni che c'erano. Doveva in qualche modo ingaggiare una lotta e ha pensato di poter difendere meglio i diritti di queste persone diventando sindaco del suo paese. Perché il sindaco quantomeno poteva garantire attraverso degli interventi di legittimità il bisogno di quella povera gente. Quindi partendo in quel modo ha favorito la nascita di un pacchetto di idee che poi è diventato caratteristico e che ha portato in salvo il popolo italiano dopo le vicende tremende, tremende della dittatura fascista. Mario... Ha salvaguardato il bisogno della gente in Italia anche nel momento altrettanto drammatico della guerra civile e ha avviato un percorso politico che, come tutti i fatti politici, è destinato a finire. Alle mie spalle vedete la simbologia dell'Unione Europea. L'Unione Europea, ragazzi, non è un dogma di fede, non è dottrina. L'Unione Europea è un progetto politico, cioè per rimediare a nazionalismi e populismi dell'epoca e quindi alle guerre che questi fattori hanno scatenato, per rimediare al furore ideologico di nazismi, fascismi e comunismi, è nato il progetto dell'Unione Europea. Doveva servire per garantire la pace e lo sviluppo. Grosso modo ci è riuscita. Un lunghissimo tempo di pace. Io oggi, prima di parlare con voi, ho fatto un incontro sulle vicende del Congo con dei ragazzi di Napoli. Io sono nato nel 1961. La guerra civile in Congo è cominciata nel 1960, non è ancora finita. Cioè lì ci sono ragazzi come voi che tutti i giorni si svegliano e da quando sono nati sono in guerra. E i loro genitori anche. E i loro nonni pure. Quindi quel tempo della storia che noi abbiamo accettato di vivere sotto la bandiera con le 12 stelle, è un tempo della storia segnato dal successo parziale di un progetto politico, che non è detto che ce la faccia a reggere nel tempo e a vincere gli snodi cruciali con le contraddizioni politiche del nostro tempo. È stato severamente provato dal populismo,
Il populismo poi è stato messo in crisi dalla vicenda della pandemia, ma anche l'intera costruzione europea non è che reagisce su ogni cosa al meglio delle sue possibilità. Perché la politica, secondo messaggio, e chiudo anche questa parte, è legata a un aspetto paradossale, cioè le cose migliori che produce in termini di idee non è detto che abbiano successo, mentre molto spesso vincono le pensate più efferate, cioè la strumentazione di comunicazione più masnadiera, più malaccorta, più approssimativa, si traduce in progetti politici che durano quasi un'eternità. E invece quello che è caratteristica di questa attenzione, di questa possibilità di entrare in rapporto col bene comune, magari si esaurisce in una stagione. Grazie. No, ci volevamo collegare subito con la domanda di Letizia rispetto a una questione che accennavi prima. Prego, Letizia. A me sembra che nei partiti la facciano da padrone Dio e le sue voglie e che la dimensione comunitaria non sia importante se non quando si va a votare. Infatti, come accennavi come accennava lei prima, la dottrina dei diritti, ho in mente che alcuni partiti sono diventati epigoni dei diritti personali, per cui mi sento uomo o donna e voglio che lo Stato mi garantisca questo diritto. Stessa cosa per l'eutanasia. Voglio che lo Stato mi garantisca il diritto di poter morire. Allora, cosa c'è nel panorama attuale che valga la pena di essere seguito, a cui vale la pena guardare? Sì, ti ringrazio molto per questa domanda. Questa è una domanda molto interessante. Normalmente poi noi ci dibattiamo rispetto a questo tipo di interrogativi ragionando a valle del problema. Com'è il ragionamento a valle del problema? Il ragionamento a valle del problema, soprattutto nel mondo cosiddetto cattolico, comunque in un contesto di sensibilità molto affini con i temi valoriali, è se sia giusto diciamo aprirsi alla teoria dei diritti in nome del dialogo o comunque constatando che ormai diciamo il cattolicesimo politico è irrilevante e quindi entrare in un rapporto che, come giustamente richiamato nel Vangelo, fa parlare di cristiani come il sale della terra e non come una saliera con cui provvedere, diciamo, di conseguenza. Però questo è appunto un dibattito che avviene a valle del problema. E il problema in realtà non sta neanche nell'elaborazione della teoria dei diritti, che è semplicemente un aggiustamento del tiro di una riflessione da sempre portata avanti su base ideologica. Qual è la base ideologica? Perché il marxismo sbaglia? Eppure il marxismo parte dall'osservazione della realtà. Eppure il marxismo affonda le sue radici nella prima grande industrializzazione, quella che ha prodotto gli scempi del lavoro minorile, quello che ha determinato le grandi tensioni industriali, le infinite morti sul lavoro, il desiderio buono dei poveri di non essere emarginati. Allora, dove sbaglia l'approccio sia nel tempo passato che nel tempo presente? L'hai detto tu quando hai introdotto la questione. Noi vogliamo che lo Stato. Qual è il centro della politica? Il centro della politica è la persona, non è lo Stato. Perché nel momento in cui io reputo che i diritti discendano dallo Stato, in quel momento io ho distrutto la politica. Attenzione ragazzi, vorrei che ci soffermassimo un attimo su questo particolare, perché è veramente spesso. C'è un passaggio molto bello di un grande filosofo e pensatore polacco, che incidentalmente era anche un prete, ma che non è Wojtyła, si chiama Josef Tischner, che in uno dei suoi libri più belli, che credo si chiamasse proprio il potere e i valori o qualcosa del genere, scrive così:
commentando l'evento della notte di Natale, dice: Dio nasce, il potere trema. Tischner non era marxista, quindi non c'era la lettura in chiave guevarista della figura del Cristo rivoluzionario. Che cosa intende dire? Intende dire una cosa molto semplice, che è ripresa anche da un altro grande pensatore del nostro tempo, cioè Monsignor Giussani, che il potere, la realtà, dovete intenderla come una superficie. Allora, se noi siamo un punto dentro questa superficie e non abbiamo nessun riferimento al di fuori di questa superficie, noi siamo prigionieri della superficie stessa, che esercita su di noi il suo potere. Potrà essere la cultura, potrà essere il potere politico, potrà essere la dittatura militare, potrà essere Facebook. Ma se noi siamo della stessa pasta, se non c'è nessuna differenza tra il nostro essere e quello del contesto culturale che ci circonda, noi siamo inevitabilmente destinati alla sconfitta. Perché normalmente i grandi pensieri di natura dittatoriale hanno sempre messo nel mirino le religioni? Perché se l'uomo può connettersi in un qualunque momento della sua esistenza con qualcosa di più grande, che è superiore a quello che è il potere di questa terra, quell'uomo è libero, anche se in galera. Quell'uomo è libero, anche se sconfitto. Quell'uomo è libero, anche se in minoranza. Quell'uomo è libero, anche se è niente rispetto alla solidità statuaria del potere stesso. E proprio per questo, allora, quando io penso alle idee, fossero anche le più bislacche, quando io penso alle particolarità dell'esistenza, alle differenze di genere, alle differenze di orientamento sessuale, perché ho bisogno di dire che non posso essere minacciato dal potere? Perché tutto di me, anche la mia fragilità, sente di dover essere accolta, perché io sono persona. È per questo che il pensiero giuridico in materia di eutanasia o di aborto o di orientamento sessuale deve nascere dalla persona, non dallo Stato. Perché nel momento in cui nascesse dallo Stato, verrebbe ordinato secondo i criteri di priorità dello Stato. E se lo Stato deve ordinare su base di una preoccupazione economica, ti dirà: amici miei, quando ci avete 75 anni, siete di salute cagionevole, cercate di affrettare, perché in un ricovero in ospedale ci costate 880 euro al giorno. E siccome nell'arco degli ultimi 6 mesi della vostra vita costate al Servizio Sanitario Nazionale più di quanto siete costati in tutti i primi 75 anni, e allora se non ci arrivate voi, vi aiuto io. Sono le idee di Mario Mauro? No, io ho semplicemente sunteggiato in questo momento gli ultimi dibattiti parlamentari che ho ascoltato, non solo nel Parlamento italiano, ma vi è più, per esempio, nel Parlamento olandese, dove la legislazione sull'eutanasia è alla quinta riproduzione e si è deciso nell'ultimo passaggio di applicarla anche ai minorenni, tra virgolette, che hanno delle difficoltà di carattere sensoriale, di carattere intellettivo, di carattere deambulatorio, cioè ai cosiddetti disabili. Quindi attenzione, perché il ragionamento messo in un certo modo può apparire dozzinale, espressione del bigottismo de modè di una certa sensibilità culturale e politica, ma è tutt'altra questione che c'è in gioco. Un pensiero politico può nascere solo da una riflessione sulla persona. Le istituzioni, lo Stato, il potere, sono frutto di un patto di libertà ed esistono e hanno legittimità e hanno dignità e hanno diritto al riconoscimento solo se sono frutto di un patto di libertà.
dentro il quale noi ci diamo quote della nostra sovranità personale in cambio di garanzie e di diritti. Io cedo allo Stato italiano quota della mia sovranità personale e gli cedo il monopolio della forza, perché mi aspetto che lo Stato, attraverso i suoi corpi dedicati, polizia e carabinieri, tuteli la mia sicurezza. E cedo lo ius supremo, il diritto cioè di decidere delle mie azioni, della bontà di quello che ho fatto e non ho fatto, tramite il monopolio della giustizia, perché un magistrato che appartiene a un ordinamento statale che stabilisce attraverso una sentenza se io sono stato corretto dentro il divenire di certi rapporti formali. Quindi attenzione, è frutto di un patto di libertà, perché nel momento in cui invece fosse la traduzione di una prepotenza di qualcuno che mi obbliga attraverso una presenza militare o giudiziaria a fare in un modo piuttosto che nell'altro, non mi ci riconoscerei più e avrei diritto a ribellarmi. Quindi questa questione è estremamente pregnante. Il problema non è se la sinistra fa le legislazioni, le unioni civili, eccetera. Il problema non è se la destra. Il problema è cosa ha in mente chi mette mano all'attività legislativa, se cioè sta partendo dalla persona e dalla sua dignità irrinunciabile, o se sta partendo dal mandare avanti la baracca e quindi dalle esigenze della macchina dello Stato. Grazie. Subito, abbiamo poco tempo, ultime due domande proprio. Quindi Giofa, se fai la tua domanda rapidamente, poi chiudiamo con un'ultima domanda che ti volevamo fare. Buonasera. No, una domanda a partire da alcune tematiche bioetiche, cioè il giudizio della Chiesa in merito ad aborto ed eutanasia è molto chiaro, cioè rispetto all'aborto dice che il Papa ha più volte detto che è come affittare un sicario, e rispetto all'eutanasia nella recente lettera della Congregazione della Dottrina della Fede, il Samaritanus Bonus, si legge che l'eutanasia è un crimine contro la vita umana perché con tale atto l'uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente. Per cui volevo chiederle innanzitutto qual è la posizione dei vari schieramenti politici in merito a queste tematiche. E poi mi sembrano temi molto indicativi della concezione che si ha dell'uomo, e per cui volevo capire se ha senso dare priorità a questi temi nel guardare la posizione politica di un partito, e se quindi ci sono degli elementi di incompatibilità culturale tra chi vive un'esperienza cristiana e alcune forme politiche. Grazie. Beh, quello sicuramente. Se tu mi chiedi se ci sono aspetti inconciliabili tra alcuni progetti politici e una dimensione vissuta del cristianesimo, non c'è dubbio. Se tu mi chiedi se oggi tutto ciò è presente nell'attuale panorama politico italiano, ci andrei molto piano. In questo curioso, diciamo, rimescolarsi sul piano ideologico, eccetera, l'approccio dei partiti italiani ha perso sicuramente, diciamo, quella pericolosità, quel furore ideologico che l'ha caratterizzata, per esempio, in alcune dimensioni nel passato. Poi c'è un elemento caratterizzante invece la strumentazione politica in senso puro, e cioè in politica la realizzazione del bene comune passa attraverso le circostanze. Cioè se tu sei in un Parlamento dove 599 la pensano diversamente da come la pensi tu, è molto difficile che tu riesca a raggiungere gli stessi obiettivi che potresti raggiungere se in quel Parlamento ce ne fossero 250 in un modo e 350 nell'altro, perché le condizioni oggettive sono anche quelle che ti dispongono a poter realizzare certi obiettivi o invece accettare, chiamiamolo così, una teoria del male minore. Quindi tu non puoi, in nome di un principio astratto, saltare il passaggio inderogabile del confronto con la tua coscienza. Ci sarai sempre costretto a fare i conti. Non ti basterà mai dire però la Chiesa dice così, perché tante volte scoprirai che sì, la Chiesa dice così, e nello stesso tempo cosa faccio?
tengo solo il punto e faccio che si realizzi una legge disastrosa, o tengo il punto però nel comportamento parlamentare gioco di sponda per ottenere un risultato che sia meno peggio del previsto, si sbaglia? Certo che si sbaglia, certo che si sbaglia. Io posso essere stato convinto, per esempio, quando ho votato, essendo in Senato, la legge sulle unioni civili, di essere rimasto più aderente a un certo profilo, perché ho votato no a quella legge. Ho avuto persone anche a me molto vicine che hanno votato sì pensando di fare così un male minore. Io perché non me la sentivo? Non me la sentivo perché capivo che nel wording di quel testo legislativo alla fine sarebbe passato un concetto col supporto dei media e della magistratura di piena sovrapposizione tra il matrimonio e il matrimonio omosessuale. E nella realtà è finita così, però sul piano puramente formale non è scritto così. C'è scritto che le unioni civili sono una cosa comunque differente, anche se poi infatti finisce col garantire lo stesso effetto. Però questo fa parte delle conseguenze del fare politica. Ora, io ti ho fatto l'esempio delle unioni civili, ma è sicuramente uno, peraltro, dei meno difficili, di chi per esempio prima di me in altre stagioni della politica italiana ha dovuto in Parlamento affrontare il voto sull'aborto, ha dovuto affrontare cioè un nodo ineludibile. Però in quel caso anche io ricordo che in quella vicenda ci fu di mezzo la questione se dovesse dimettersi o meno il Presidente del Consiglio, che se non ricordo male potesse essere Andreotti a quell'epoca, per non firmare quella legge in quanto lui cattolico. E il realismo di Andreotti, che molti considerano cinismo, ma che io invece ho sempre anche trovato cristianamente ispirato, anche in quel caso si mosse in ragione di una valutazione che ho chiamato prima del male minore. Non c'è una equazione, c'è una regola che nasce dall'esperienza. Ma l'esperienza ti costringe in ogni caso a fare i conti con la tua coscienza, e anche più ti costringe a fare i conti con i risultati. Perché può darsi che tu superi l'ostacolo della tua coscienza e quindi sei felice con te stesso perché hai preso una decisione rispettando fino in fondo i dettami della tua esperienza e di ciò in cui credi, e poi fai un disastro lo stesso, perché non è detto che le cose finiscano bene. Cioè anche l'esito è da considerare attraverso una lente non ideologica, perché l'esito non è detto che corrisponda alla tua volontà, ti può sfuggire di mano. La circostanza più incredibile dell'esperienza politica è proprio quello che tu sei costretto a fare i conti con tutti i fattori, quindi sei proteso a cercare di comprenderli. Ma non è detto che riesci a capirli tutti, perché alcuni, peraltro, nella vita politica, possono anche attraverso la dissimulazione, che è un'arte, insieme con l'espressione retorica di alto profilo, essere utilizzati per ostacolarti e impedirti di capire qual è la strada migliore. Grazie Mauro. Io volevo concludere con una domanda che appunto mi veniva molto quando parlavi tantissimo di strumento dell'esperienza, e appunto quando anche da un punto di vista giuridico descrivevi il fenomeno per cui non si può che partire dal popolo, e anche che si collegava inevitabilmente col tema della sussidiarietà e anche quello di cui appunto avevamo parlato un po' con Buttiglione. No, ti chiedo, che tu probabilmente hai più in mente di noi, se nel panorama europeo in generale ci sono delle esperienze, per così dire, virtuose su cui proprio ripartire nella ricostruzione, che sia però così, cioè presente. Non, Mario, il microfono, non ti si sente. Certo, rispondo di slancio e leggo questa mia risposta anche
qualcosa che vuole avere il senso dell'appello rivolto a voi. Rispondo di slancio sulla base di del completamento di un'analisi che riguarda appunto non solo le vicende politiche italiane recenti, ma anche quelle europee per certi versi globali. Ho detto prima, diciamo, che le ideologie potenti del Novecento alla fine del Novecento si sono schiantate, questo è oggettivo. Sono state sostituite da un fenomeno socioculturale molto complesso che è nato di destra, no, scusate, che è nato di sinistra ed è finito di destra, e cioè o meglio, sì, no, che è nato di destra e finito di sinistra, cioè la globalizzazione. Tant'è che voi ricorderete, nell'accezione comune, l'espressione no global indicava qualcuno di sinistra. Chi sono i no global? Chi va a fare le manifestazioni no global? I centri sociali, cioè quelli di sinistra. La globalizzazione è la globalizzazione dei potentati, della grande finanza. La globalizzazione ha radicalmente mutato le forme della politica, soprattutto nel caso delle democrazie liberali, generando delle forme di populismo. Perché? Perché ha schiantato i partiti. I partiti si sono sostanzialmente liquefatti. Ha tenuto meglio il sistema americano, perché i partiti del sistema elettorale americano sono già per sua natura dei comitati elettorali e quindi incentrati sulla figura chiave della lotta per la presidenza, e quindi, diciamo, su un confronto che è principalmente un confronto di comunicazione, che si basa, per dire, quasi costituzionalmente e anche dentro il costume della società americana, le pubblicità dei prodotti sono comparative, non sono come da noi, dove faccio pubblicità al mio prodotto. No, negli Stati Uniti, quando vai a vedere la televisione, c'è la pubblicità che non dice la Pepsi Cola è buona, dice no, la Coca-Cola fa schifo, e ti spiega perché, così tu compri la Pepsi. Attenzione, io appartengo a una cultura politica che si definisce popolare e che ha la sua ispirazione nella grande riflessione cristiana della dottrina sociale della Chiesa. Oggi vanno di moda i populisti. I populisti e i popolari non hanno le stesse idee, però hanno gli stessi elettori. Altrimenti i 5 Stelle non avrebbero preso il 32% e il 50% in regioni dove il voto era ossificato intorno alla struttura dei partiti centristi, come la Sicilia, per esempio, come tutto il Sud. Ma questo è un fenomeno che ha riguardato anche la Lega. C'è un paese dove i partiti sono sopravvissuti. Questo paese si chiama Germania. Se andate in Germania, uno sguardo all'arco costituzionale vi rimanda a un sapore d'altri tempi. C'è il Partito Socialdemocratico, che in Germania, attenzione, non è mai stato comunista. Cioè, mentre da noi il PD è il PC, PDS, DS, PD, mentre nei paesi dell'est tutti i partiti erano comunisti e di osservanza sovietica, e quando è finito il comunismo, in una notte, sono tutti diventati socialdemocratici, mentre anche il laburismo inglese ha avuto filoni di grande radicalismo, in Germania i socialdemocratici hanno contenuto il contagio comunista negli anni 20, prima ancora dell'avvento del nazismo, ricacciando indietro Rosa Luxemburg e i suoi adepti, e sono stati tali, cioè socialdemocratici, fino ai giorni nostri. Oggi hanno meno voti, ma ci sono. I cristiano-democratici sono sostanzialmente un ricordo d'altri tempi. Sono un'organizzazione capillare, oggi in crisi per degli scandali, perché la signora Merkel sta abbandonando,
ma sono il punto di riferimento della politica. Addirittura anche la novità elettorale, i Verdi, sono un partito organizzato in forma teutonica. Cosa vuol dire? Che sono partiti veri, che fanno le assemblee, fanno le riunioni. Scusate, quando voi leggete sui giornali italiani che c'è stato il congresso di Più Europa, il partito della Bonino, di persone che sono sui nostri giornali sempre e che hanno grande codazzo mediale, sapete quanti sono gli iscritti di Più Europa? Più Europa ha fatto un congresso con 350 iscritti. Ci sono condomini più grandi. La CDU CSU tedesca ha 2.600.000 iscritti. Quindi il problema, il primo strumento per sconfiggere i populismi è la partecipazione reale. Perché attraverso la partecipazione reale c'è gente motivata, informata, preparata, che fa la politica. Allora, attenzione ragazzi, perché Forza Italia, grande strumento innovativo della creatività straordinaria di un uomo come Berlusconi, Forza Italia nasce nel 93, fa un congresso, il primo, nel 1998, cioè dopo 5 anni che è nata, ed anche l'unico, perché non ne ha più fatti. Quindi è chiaro che dentro la percezione anche realistica della gente, sì, ci sono i parlamentari di Forza Italia, come è capitato a me di esserlo per lungo tempo, ma il partito è Berlusconi, punto. Quindi attenzione, i partiti che sono partiti sono più capaci di essere strumento sensibile per la realizzazione del bene comune, perché invece i partiti che sono proprietà personali di questo o di quello sono per loro natura piegati a un altro gioco, che è quello delle ambizioni del Napoleone di turno. Quindi la prima questione importante per una prospettiva di partecipazione politica è fare qualcosa che consenta la partecipazione. Nel gergo tradizionale questo qualcosa si chiama partito. Se voi siete più bravi potete inventare dei nuovi modelli, ma dovete garantire la partecipazione, perché la partecipazione è una dinamica di libertà. Il resto sono ordini da eseguire. Dentro questa prospettiva c'è l'altra faccia della medaglia. Quando non si partecipa della vita pubblica del proprio paese, si è schiavi, si è sudditi, non si è protagonisti. Quindi se c'è una raccomandazione che in termini generazionali io posso fare a chi che sia, è fate politica. Dove vi pare, con chi vi pare, come vi pare, partendo dalla vostra esperienza, sono sicuro che qualunque cosa e qualunque tentativo farete somiglierà tantissimo a un modo buono di guardare la persona. E che poi si chiami in un modo e che abbia un certo colorito piuttosto che un altro, credetemi, quello sì è del tutto secondario. Perché se nasce da una passione grande per il destino dell'uomo, è inevitabilmente proteso a creare dinamiche di comunità e quindi a ricostruire un bene comune. Grazie, grazie mille, davvero. No, niente, adesso io chiuderei. No, semplicemente volevo proprio ringraziarti per questi due ultimi inviti, che almeno a me personalmente mi fanno desiderare proprio di continuare anche con questo strumento che ora come ora ci ho offerto. E niente, adesso ci salutiamo e più avanti ci aggiorneremo per degli ulteriori incontri. E nella locandina volevo soltanto ricordare che c'è sotto il link l'indirizzo email, per cui appunto noi continuiamo e se qualcuno si volesse, qualsiasi età, come potete vedere, perché siamo un po' diversificati, se qualcuno volesse coinvolgersi, noi ci siamo. E ringrazio l'onorevole Mauro per aver partecipato e averci aiutato questa sera.